Il Notaresco torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, battendo 3-0 Lisernia con gara già chiusa nel primo tempo. Udini lascia in panchina Minella per far posto a Manari, confermando per il resto la formazione reduce dalla sconfitta contro la San Maurese. Lo stesso Cudini ritrova da avversario Massimo Silva, allenatore del tecnico del Notaresco, quando vestiva la maglia dell'Ascoli. Lisernia conferma dall'altra parte il 3-5-2 con l'ex Iaboni che si siede in panchina. Il Notaresco inizia con il giusto piglio. Candellori al settimo va in discesa sulla destra e mette in mezzo un pallone che attraversa tutta l'area piccola, con Salvatori che non trova la sfera, messa invece in angolo da Frabotta. I molisani nel corso del primo tempo si faranno vedere solo con un calcio di punizione indirizzato alto da Fazio. Ma i tempi poi sono già maturi per il vantaggio rossoblù. Dallo sviluppo di un calcio di punizione, Liguori disegna una traiettoria perfetta per l'inserimento con i tempi giusti di bontà che porta avanti i padroni di casa. Lisernia non reagisce ed il Notaresco ci prova ancora con Liguori, che prima della mezz'ora non trova però lo specchio della porta con Landi in uscita. La formazione di Cudini passa le vie di fatto in 3 minuti. Prima è Manari a raccogliere un assist basso di Moretti e a firmare il raddoppio. Poi al 38esimo ci pensa invece lo stesso Moretti ad armare il destro e ad infilare Landi sul palo più lontano. Silva manda in campo subito a inizio ripresa Di Matteo e Marino per Romano e De Chiara, non variando nulla nell'abito tattico. Al sesto è Vitale a raccogliere un cross e a provare sul secondo palo a trovare di testa la porta, ma senza fortuna. Il Notaresco controlla e va vicino al poker con un calcio di punizione di Di Lollo che finisce di poco alto, con tanto di deviazione ospite. Il resto della seconda frazione scorre via con le sole emozioni dei cambi ed un Notaresco che attende solo il triplice fischio per tornare ad esultare. Mister, un bel ritorno alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, gara già acquisita alla fine del primo tempo. Sì, non era sinceramente una gara facile, un po' per le due sconfitte che ci portavamo dietro, un po' per l'avversario, che è un avversario che ha subito poco fino adesso in campionato, ha perso poco anche, quindi era una partita difficile. Veniva da un derby perso, noi però siamo stati bravi a sbloccarla, siamo stati bravi a crederci sin dall'inizio, a voler fare la nostra partita come spesso facciamo, e quindi oggi siamo stati anche premiati, siamo riusciti a gestirla bene nel secondo tempo e questo ci fa piacere. Hai avuto le risposte che volevi dopo le due sconfitte? Ma sì, sicuramente sì, sotto l'aspetto del risultato, perché poi ai ragazzi ho sempre fatto i complimenti anche nelle sconfitte, perché le partite le abbiamo interpretate sempre abbastanza bene, forse l'unica domenica scorsa dove non abbiamo avuto grossa pericolosità per le nostre caratteristiche, però oggi ho fatto i complimenti perché è una ripartenza per noi dopo le due sconfitte e quindi ci dà morale per poter andare a Materica domenica prossima. Mi aspetto una squadra forte, una squadra che sa giocare a calcio, una squadra che si gioca la partita, e quindi noi possiamo svolgere le nostre caratteristiche, possiamo metterle in campo. Mi auguro che sia una buona partita e quindi cerchiamo di recuperare al massimo le energie per poter dare il meglio. Perdere il derby al 92esimo dopo una grande partita veramente ci ha un po' ammazzato. Io ho provato a ricaricare anche ieri, a fare finta, invece ci ha pesato molto, e a parte i primi 10 minuti dove avevamo avuto anche l'opportunità per andare in vantaggio, poi subito il gol, siamo calati proprio molto con le energie nervose e dopo non c'è stata partita. E oggi ha ritrovato Cudini da allenatore, l'aveva avuto da giocatore, ci dà un giudizio sul Cudini tecnico? Beh, era meglio se facevamo il risultato. No, sono molto contento per lui, perché da giocatore era un grande uomo e già aveva le idee per fare l'allenatore, quindi sta facendo molto bene. Sono contento perché è un ragazzo che merita, quindi speriamo possa fare un'ottima carriera anche da allenatore.